Oggi in Russia l'ultimo saluto a Daria Dugina, figlia di Alexander Dugin, morta nell'esplosione della sua auto sabato notte. Secondo quanto riporta la BBC, la funzione commemorativa si tiene presso il centro televisivo di Ostatnico. Ieri il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto sull'assegnazione postuma dell'Ordine del Coraggio alla Dugina. Per Dugin la morte della figlia è stata causata da un atto di terrorismo del regime nazista ucraino. Ora ha commentato ieri con un riferimento al conflitto in Ucraina. Abbiamo bisogno solo della vittoria. Dugin ha dichiarato: è morta per il popolo e per la Russia. Kiev intanto è tornata a smentire il proprio coinvolgimento dell'omicidio, la cui responsabilità, secondo i servizi segreti russi, hanno attribuito a una donna ucraina che avrebbe agito per conto dell'intelligence. Il segretario del Consiglio di Difesa e Sicurezza Nazionale, citato dal TV Ucraina, ha tenuto a precisare: «Noi non lavoriamo in questo modo, abbiamo compiti più importanti per i nostri ragazzi». Ieri il consigliere del presidente ucraino aveva respinto le accuse di Mosca, sostenendo che la Russia vive in un mondo di fiction. Per l'Estonia è una provocazione, quanto sostenuto dai servizi segreti russi, secondo cui la presunta killer di Daria Dugina sarebbe fuggita in Estonia.